Bentrovati. Oggi leggerò un grandissimo classico che davvero non ha bisogno di nessuna introduzione. È una poesia che io studiai a scuola, come forse voi. Mi rimase tra tutte molto impressa. Da Ossi di Seppia, di Eugenio Montale, una poesia sul male di vivere. Spesso il male di vivere ho incontrato, era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'accartocciarsi della foglia, riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio, che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola e il falco alto levato. Quando Montale parla di questa divina indifferenza, che stia parlando dell'abilità di distaccarsi empaticamente da tutto ciò che alcune volte è il mondo, con le sue passioni, le sue emozioni, i suoi dolori, il suo travaglio, come lui lo chiama in un'altra delle sue poesie, in Mareggiare. Questa abilità di fregarsene, anche se fosse solo per un paio di minuti. Io la vedo in un certo senso connessa con l'esperienza che può darti la meditazione, che ti insegna anche il distacco, ti insegna a non farti succhiare in tutto questo travaglio. Comunque è una poesia senz'altro estremamente pessimista. Noi ci vediamo alla prossima.